Buongiorno mister, buongiorno. Come ha trovato la squadra in questi allenamenti? E poi una domanda sul campionato, se si aspettava che fossero così brevi le distanze, calcolando che ci sono 10 squadre in 3 punti, quindi dal 19° posto del podio, che lo è per differenza reti, fino al 10° ci sono praticamente appunto 10 squadre in 3 punti. Grazie. La squadra sta bene, sta lavorando come sempre con la massima applicazione, e per quanto riguarda invece la classifica è la classica classifica di Serie B, quindi è normale che con una vittoria ti trovi a pensare a tutt'altri obiettivi, e con una sconfitta invece ti stai nel calderone per non retrocedere. Mister, buongiorno, che settimana è stata? Avete avuto modo anche di riposare dopo il tour de force, e che crescita ha avuto la sua squadra in questa settimana, visto che comunque ha avuto un percorso di crescita importante nell'ultima partita? Sì, allora il discorso di crescita durante gli allenamenti è un percorso normale, come giustamente dicevi, è stato un percorso di crescita durante le partite, durante le prestazioni. Cosa importante e determinante è stato il fattore nervoso, il fattore proprio della determinazione con la quale siamo entrati in campo, e chiaramente il riferimento è a Palermo, col Palermo in casa, e poi abbiamo dato una continuità dei risultati che è sicuramente importante. È importante perché fa crescere autostima, fa crescere consapevolezza in quello che è il lavoro quotidiano, e da lì chiaramente si possono migliorare le prestazioni, perché comunque, anche se i risultati sono stati positivi, le prestazioni comunque sono state importanti. Credo che questa squadra qua sia ancora lontana da quello, lontana magari no, però non ci siamo ancora per la completezza di come possiamo tenere il campo, per la completezza di gestire la partita come potremmo fare o come siamo abituati a fare. Questo è uno dei nei, no, delle ultime 3 partite, il fatto di aver subito sempre gol, probabilmente come se lo spiega, e probabilmente ci sono dei momenti di amnesia, ma non solo della difesa, perché poi il problema probabilmente sono vengono dal centrocampo e non fa filtro a un certo punto, perché si trovano i difensori nell'uno contro uno con attaccanti che poi sono diversi, poi era Serici, uno era Mbakoku, l'altro era stato Caraccio, però errori che poi hanno prodotto gol degli avversari. Come sta correggendo e come pensi di trovare gli equilibri giusti anche in questa categoria? Ma diventa, diciamo, non è la sede adatta per andare ad analizzare i gol che abbiamo preso. Sicuramente dà fastidio, perché comunque lavoriamo per vincere le partite, ma è sempre vero che l'equilibrio deve essere assolutamente determinante. Il fatto di rimanere delle volte uno contro uno mi sta bene, è l'inferiorità numerica delle volte che dà fastidio, e quindi chiaramente potrebbe esserci un riferimento al centrocampo, ma il mio riferimento è quello di lavorare in una certa maniera tutti insieme. Quindi nel momento in cui non hai la palla, devi con il primo attaccante riuscire a lavorare in una certa maniera. Quanto è importante conquistare la prima vittoria in casa, e che partita è quella con l'Ovara di Milano? Ma io mi auguro di poter riuscire a dare qualcosa in più sotto l'aspetto del gioco, sotto l'aspetto della... parlavo prima di autostima, di consapevolezza. Ecco, questo sicuramente possiamo già da domani dare mettere un mattoncino in più. È chiaro che poi la prestazione, secondo me, deve arrivare prima del risultato, anche se poi i risultati, come abbiamo visto, ti fanno lavorare con una testa diversa, con una serenità migliore, e quindi chiaro che la partita di domani diventa importante in quest'ottica. Mister, buongiorno. Come va inquadrata questa partita Foggia-Novara? Uno scontro per la permanenza, o è presto per dettarlo così?
Ma io devo dire la verità, anche se stiamo parlando di risultati, stiamo parlando di magari non di punti nello specifico, però la classifica non la guardo in questo momento, nel senso che vorrei che la squadra arrivasse alla maturità per imporsi come ha fatto nella stagione scorsa. I segnali sono assolutamente positivi e la partita di domani è un proseguo di quello che abbiamo fatto fin qui. Vado a fare una considerazione, che è quella di aver giocato chiaramente con due retrocesse, e abbiamo fatto su 6 partite 4 partite in trasferta. Questo secondo me non è una cosa da poco, perché abbiamo visto la squadra, nonostante diciamo non abbia avuto continuità di risultati all'inizio, però qui allo Zaccheria ha dato sicuramente una, soprattutto nelle prime 4 partite, perché le 2 trasferte di Pescara e Avellino sicuramente non sono state eccellenti sotto certi aspetti, anche sull'aspetto numerico del risultato. Però con Entella e col Palermo in casa noi abbiamo fatto vedere che in questo campionato ci stiamo alla grande, e quindi diciamo che deve esserci questa continuità. Che squadra è questo Novara? Ha tanti calciatori di esperienza che conoscono bene il campionato, il calciatore come Maniero, Maceda e altro, diciamo, Sansone, il curriculum parla per loro, Ronaldo è uno specialista dei calci piazzati. Se l'aspetta 4-3-3, come si legge dalle cronache che vengono dal Piemonte, o un possibile torno al 3-5-2, insomma, che avversario è, che partita potrebbe svilupparsi? È un avversario temibile, che ha giocatori importanti, anche metterei anche Sciaudone, che è un giocatore veramente importante, di gamba, di qualità. È una squadra che è abituata a fare questa categoria e l'ha fatta anche da protagonista. Hanno avuto momenti altalenanti in questo inizio di campionato, però è una squadra che sta cercando la propria identità. Non ha cambiato nelle ultime 4 partite il sistema di gioco, anche se in corsa delle volte cambia, ma credo per necessità. Ha cambiato Corini per necessità. Era un 3-5-2 all'inizio del campionato, nel precampionato, adesso è 4-5 partite che gioca col 4-3. Non so cosa succederà domani. Comunque sappiamo che se si dovessero mettere in un modo o nell'altro, abbiamo le conoscenze per poter ovviare. Si è fermato Castro, che indicazioni ha rispetto a questa settimana dall'infermeria? Quindi come è andata la settimana, qual è un po' il suo orientamento rispetto all'11 di partenza, diciamo? Almeno un cambio, quello di incasso credo dovrebbe essere obbligato. Poi che cosa ha detto la settimana? Vabbè, mi dispiace per Nicastro, che comunque è un giocatore importante, quindi ne dovremo fare a meno, e giocherà qualcun altro al posto suo. Di sicuro in questo momento non c'è la necessità di cambiare, se non in maniera condizionata. Nient'altro, la settimana è andata bene come le altre. Buongiorno mister. Buongiorno. Può essere la gara di Devi questa, del rientro di Devi a pieno ritmo nell'11 titolare? Sì, come per lui, anche per altri suoi compagni. Ci sono dei giocatori che sono stati fuori, che stanno crescendo molto, e questo mi fa piacere, perché migliora il rendimento totale della squadra, il rendimento dell'allenamento, fa crescere la competitività all'interno dello spogliatoio, e quindi si alza sempre l'asticella. Diventa fondamentale, perché poi è vero che si parlava del percorso di crescita della squadra nelle prestazioni delle partite, ma se non alziamo l'asticella in allenamento, diventa poi scontato mettere in campo una formazione con qualcun altro che sta a guardare e basta. Invece, se chi sta fuori si mette nelle condizioni di poter giocare ogni domenica, questo fa migliorare il livello tecnico, il livello di mentalità all'interno dello spogliatoio.
È arrivato il momento, penso, di Chirico titolare, visto anche l'infortunio di Nicastro, oppure sarà ancora una scelta utile a partita in corso? Beh, allora, bisogna considerare che entrando alla panchina è risultato determinante. Magari questo dubbio lo porto stanotte, vediamo domani cosa poter fare. Mister, il buon risultato delle due trasferte però non fa vedere una tranquillità per quanto riguarda la fase difensiva, perché anche a Brescia ci sono stati errori, adesso comincia a sbagliare anche Guarna. Lei diceva sempre che quando ci sono degli errori e 15 gol subiti non possono essere attribuiti solo alla difesa, perché c'è una fase difensiva che deve riguardare anche gli altri reparti. Considerato che lì generalmente dopo Avellino comunque resta fermo sul suo modulo di gioco, quali possono essere i correttivi migliori per affinare meglio questa fase difensiva? Allora, faccio una premessa. Avellino è andata in quel modo per una questione di approccio e di mentalità, non per sistema di gioco. Quindi siate pronti, io assolutamente sono non pronto di più a poter cambiare il sistema di gioco. Stiamo lavorando per alternare eventualmente in corsa o a iniziare una partita con moduli diversi. Questo lo è stato l'anno scorso e lo sarà anche quest'anno. E quindi chiudo questo riferimento. Per quanto riguarda i gol presi, anche lì vorrei fare aprire e chiudere il discorso di Pescara e Avellino, perché poi è vero, sì, abbiamo preso dei gol in questo scorcio di campionato, ma è anche vero che in due partite non c'eravamo, perlomeno l'ultima mezz'ora a Pescara e tutta la partita ad Avellino, e quindi fa sicuramente un episodio che rimane lì. Poi il resto bisogna valutarlo. È vero che stiamo prendendo dei gol, se vogliamo, stupidi, però visto che sono stupidi e li descrivo in questa maniera, si può lavorare con assoluta serenità, senza preoccupazione. Per quanto riguarda invece la partita di domani, il Foggia deve comunque giocare attaccando dall'inizio, oppure si dovrà ragionare con una squadra così come è concepita dal suo allenatore? Ma noi abbiamo un modo di giocare che non, al di là di trasferta o Zaccheria, non ci cambia. Bisognerà vedere poi in che modo il Novara verrà qua ad affrontare la partita, con quali strategie, se verrà qua a prenderci alti o ci aspetterà, non lo so, però noi cerchiamo sempre di giocare in una certa maniera. Di sicuro la spinta che ci dà il nostro stadio, la nostra gente, è qualcosa che magari con una marcia in più, con il piede più schiacciato verso l'acceleratore, di sicuro qualcosa di in più ti dà, ma è chiaro che non è un discorso di non rimanere equilibrati, e nel momento in cui cercheremo di attaccare è chiaro che si potrà aumentare l'intensità, ma senza poi far mancare quello che potrebbe essere l'equilibrio, che diventa fondamentale, senza andare all'arma bianca con la bandiera a farsi poi contrattaccare. Faccio un passo indietro. Prima della scorsa partita in casa, quindi con il Palermo, si veniva certamente da un periodo non esaltante, e la settimana prima sia i calciatori sia lei, insomma, eravate arrivati alla conferenza stampa molto determinati, molto, userei un termine che ho usato ieri, Corini, incazzati. Non c'è il rischio che questo percorso di crescita faccia inconsapevolmente, ovviamente, calare un po' la tensione sulla partita? No, assolutamente no.
Fu determinante l'approccio alla gara col Palermo, cioè si vide la squadra veramente che aveva molta voglia di dimostrare che non era quella. Anche sì. Perché le faccio un'altra considerazione, noi è vero che abbiamo gli stessi punti del Novara, ma forse il Foggia ha un percorso migliore rispetto a una squadra che comunque ha perso 4 volte. Io dico che la determinazione qua non manca mai, a prescindere. Se sono qua e faccio trasparire serenità è perché la squadra mi dà serenità, perché il percorso che è stato fatto, e non mi potete contestare questo, è stato un percorso comunque importante, ma allo stesso modo abbiamo la consapevolezza di quello che abbiamo fatto, ma come l'abbiamo fatto, perché l'abbiamo fatto. Se siamo venuti qui a parlare di unione, se siamo venuti qui a parlare di assumersi delle proprie responsabilità, è perché probabilmente qualcuno ci ha contestato questo. Nel senso, perdi 5-1, 5-0, prendi in due trasferte 10 gol, è normale che in un certo senso vieni a difenderti e vieni anche a difendere una situazione che era serena, ma con la consapevolezza di aver commesso degli errori. E quindi la mia comunicazione era quella di difendere il lavoro della squadra. In questo momento io difendo comunque sia il lavoro della squadra, ma c'è un percorso diverso alle spalle. Quindi la mia serenità è tale da non nascondere la determinazione o la cattiveria, se vogliamo, di andare a vincere la partita domani. Questo è fuori da ogni dubbio, ma se parlate con i calciatori è la stessa maniera. Cioè, noi siamo sereni, sì, ma il lavoro che abbiamo fatto per pareggiare col Palermo, il lavoro che abbiamo fatto per vincere a Carpi, pareggiare a Brescia, è lo stesso lavoro che abbiamo fatto in preparazione di Avellino, Entella, Pescara, eccetera, eccetera. Buongiorno mister, aggiungo un'altra considerazione su un singolo calciatore. A Brescia abbiamo visto, anche se a partita in corso, nuovamente Gerbo al centrocampo. Volevo le sue considerazioni sulla prestazione, se è un esperimento che si può rivedere. Questa è la, diciamo, la come si può dire, la positività della panchina lunga. Quindi per caratteristiche, secondo me, Gerbo era il centrocampista perfetto in quella situazione. Perché se avessi messo un altro con caratteristiche diverse, in quel momento specifico, forse non mi avrebbe dato quello che poi ha dato Alberto. E poi Alberto mi dava anche la possibilità di mettermi magari con un sistema di gioco diverso, qualora ce ne fosse stata la necessità. Quindi spostando lo Iacono e mantenendo lo Iacono, Camporese, Martinelli a tre, con Rubin come quinto, Gerbo come quinto, Calderini, Vacca e Agazzi in mezzo al campo.